Buon pomeriggio da Gualtiero San Filippo, bentrovati a questa nuova edizione del TG Med List, l'informazione nella lingua italiana dei segni. Cominciamo subito il nostro telegiornale per parlarvi di un blitz, quello dei carabinieri nei confronti della rete di fiancheggiatori del super boss latitante Matteo Messina Denaro. Sono stati 14 i fermi per associazione mafiosa, estorsione, detenzione illegale di armi e altri reati aggravati da finalità mafiose. Al centro delle indagini, la cosca mafiosa di Marsala. Nel 2015 è stato accertato un intervento dello stesso Messina Denaro per pacificare i suoi in tensione per la spartizione delle risorse finanziarie. Cambiamo adesso argomento, parliamo di migranti, perché la polizia di Bari ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di presunti trafficanti di uomini tra Salerno, Bari e anche Catania, a carico di cittadini somali. Dalle indagini è però emerso che attraverso Facebook e altri social network alcuni componenti di questa presunta organizzazione criminale che trafficava in migranti avrebbe avuto contatti con soggetti ritenuti vicini a gruppi terroristici. Intanto il procuratore di Trapani sta indagando sull'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che coinvolgono alcuni esponenti appartenenti alle organizzazioni non governative, come ha riferito il procuratore di Trapani Ambrogio Cartosio in audizione alla Commissione Difesa del Senato. La Procura di Palermo ha inserito agli atti del processo sulle firme false del Movimento 5 Stelle per le amministrative del 2012 l'audio della conversazione tra un componente dello staff della comunicazione e alcuni deputati nazionali grillini, tra cui anche gli indagati Riccardo Nuti e Giulia Di Vita. L'audio tira in ballo il candidato sindaco di Palermo Ugo Forello nel suo ruolo di fondatore del comitato anti-racket Addio Pizzo. Secondo il componente dello staff del movimento, la sua gestione dei fondi non era trasparente. Perciò la procura valuterà se emergeranno o meno estremi di reato. Nessun accordo sul testo collegato di 89 articoli e oltre 1000 emendamenti della finanziaria bis tra i capigruppo all'ARS. Tra le norme più delicate, la stabilizzazione dei precari e il destino di Riscossione Sicilia, che il governo vuole salvare. Sarà presentata una legge ad hoc per la creazione di una nuova società dalla fusione di ANAS e Consorzio Autostrade Siciliane, il CAS. Intanto il presidente della Commissione Ambiente e Territorio, Mariella Maggio, ha convocato per giovedì 18 maggio il presidente della Regione Siciliana, Crocetta, e l'assessore all'energia, Vania Contrafatto, per chiarimenti sulla riforma dell'acqua pubblica, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato alcune parti della legge. Adesso lo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia riparte da Pedara per la quinta tappa in programma dopo 157 km, successivamente arriverà a Messina. Ieri il lussemburghese Jungels ha conquistato la maglia rosa, grande attesa per Vincenzo Nibali, lo squalo.
Questa era l'ultima notizia per noi, vi ringraziamo e vi rimandiamo alla prossima edizione. Arrivederci.